8. I baci del vecchio. Una sera giocavo a flipper al bar dello Stambecco e mi si avvicinò il padrone. Mi offrì del denaro. L'idea mi ripugnava, ma non avevo un soldo e poi mi dissi: tanto per una volta, domani comincerò a lavorare. Di quella prima volta ricordo i baci del vecchio che si arrampicavano sulla mia pelle. Intanto i giorni arrotolavano i mesi e sparivano. Trovai lavoro, ma dovevo sfacchinare una settimana per guadagnare quello che da travestito incassavo in una sera e smisi di lavorare. Promisi però che, appena possibile, avrei cambiato esistenza. Nell'attesa rimasi in strada imparando i trucchi del mestiere per fronteggiare i concorrenti. E intanto i mesi arrotolavano gli anni e sparivano. Adesso sono ancora in vetrina, col trucco e i vestiti da donna, per trovare un cliente ogni tanto. Commento: non ti ripugnava tanto da non materializzare quell'idea, altrimenti non l'avresti materializzata. Il ragionamento racchiude in sé quella che alcuni maestri chiamano equazione evolutiva individuale, in cui ogni passaggio è la naturale conseguenza del passaggio precedente e il naturale presupposto di quello successivo. Il passaggio che vive il travestito può essere lo stato di coscienza che i maestri chiamano cristallizzazione, che consiste in un ristagno evolutivo. Eppure, e divinamente, anche la cristallizzazione è utile e non è vita sprecata, perché il viverla serve all'individuo per superare la cristallizzazione. Anzi, dalla sua cristallizzazione egli trarrà un nuovo slancio evolutivo, forse in questa vita, o molto più probabilmente in una vita successiva.